Tu sei il figlio del gufo. Cos'è successo? Ladri, alla tenuta airata. Devi far presto. L'erede divino è in... In che anno siamo? In che anno? Che domanda strana. Dimmelo. È l'anno del pellegrinaggio alla fonte del drago. Il pellegrinaggio alla fonte di drago è stato 3 anni fa. Ma che significa? Lo scultore parlava di un vecchio ricordo. Non ricordo nulla di questo. Ma si direbbero eventi passati. Thank you.
Dada!
Razza di bastardi! Ehi. Sei uno shinobi, se non sbaglio. Prendi l'ascia shinobi dal tempio e poi spaccagli la testa, ti prego. Che cos'è? Vedo che il tuo senso della battaglia è tornato. Sei più shinobi di prima. Fosse anche solo di poco. Tieni. Di cosa si tratta? Al suo interno troverai tecniche di combattimento che non possono essere usate da un samurai. Sta a te decidere se usarle o meno. Gli shinobi non sono gli unici ad avere le loro tecniche di combattimento. Chiedi a Emma di tutto il resto. Hai incontrato lo scultore di recente? Sì. Mostra... So solo quello che Dogen mi ha detto tempo fa. Il retaggio del drago conferisce il potere della risurrezione. Ma non è un potere qualsiasi. L'uso ripetuto porta alla stagnazione, che prima o poi raggiunge il punto in cui trabocca. Questo fa ammalare chi non possiede il potere. Lo chiamano mal del drago. Sapeva moltissimo a riguardo. Ma anche così non è riuscito a trovare una cura. Perdonami. C'è un modo per curare questo mal del drago? Non saprei, ma deve essere fermato. Non ne sono certa,
ma innanzitutto devo studiare le ricerche del mio mentore per cercare un modo. Grazie. Quindi non è una voglia. Allora, significa che compare su chi ha ricevuto il retaggio del drago. O forse è un segno premonitore. Addio. Thank you.